Questa è la prima generazione di fidget spinner con le luci. Ok. Bel colore comunque, bello, bello fluo. Poi c'è la seconda generazione di fidget spinner. Mi è saltato il tappino. Adesso lo cerchiamo, ce l'ho in borsa. Ce l'ho in borsa. Questo bellissimo fidget spinner che no, non si leva il tappo, figurati. No, rimangono attaccati, sono fatti apposta così. È normale. Però è una figata perché intanto non spreca così tanto batteria come fa quello, perché quello appena lo tocchi, vedi, cioè, basta tenerlo in borsa, muoverlo un attimo e si illumina. Vabbè. Questo invece per accenderlo devi proprio schiacciare. Quindi fa questo. Ok. Poi volendo c'è la seconda modalità, che è un po' più lenta. Ok, e poi c'è l'ultima che è quella più bella in assoluto, che va lentissimo, quindi quando gira, vedete, fa tutti questi bei disegnini. Sono bellissimi. Volendo potete magari mettere una luce più veloce, come questa, girare, così fa dei disegni un pelino diversi, però più o meno siamo lì. E poi, ultimo, ma non ultimo, lo standard, questo è proprio il primo modello, quello che non ha l'appoggiadita, insomma, quello dove si prende, insomma, la presa non c'è l'ergonomica, non è affossato, ok. E questo va, questo nello specifico va anche lento. Questo doveva essere per mia nipote, ma poi dato che era troppo lento, alla fine si è presa quello mio verde fluorescente che era stupendo, era di questo colore qua, bellissimo. E qua era solo di metallo, non aveva anche la protezione di plastica, ma girava tantissimo, non faceva rumore, non faceva niente. Questo invece faceva un rumore strano, tipo ho dovuto aprirlo e mettergli il lubrificante. Però mettendo il lubrificante forse ne ho messo troppo, che effettivamente va un po' lentino. Cioè, vedete, è già fermo. Voi sapete benissimo cosa sono questi, no? Sono quei fidget spinner, quelli che usano i bambini per giocare. In realtà questi nascono come antistress, ok? Ok, uno sta qui a giocare, pepepe, dovrebbe in teoria passargli lo stress. È un po' come quelle palline squisciose o negli anni 90-2000 si usavano quelle specie di tubi di plastica che non riuscivi a tenere perché si rotolavano dentro se stessi, erano pieni di gel, quindi era impossibile tenerli, sembravano dei cazzetti, tipo. Ma adesso vanno questi. Vanno anche i video ASMR per rilassarsi. E non so se avete visto questi nei video ASMR. Ovviamente non vi consiglio nemmeno di comprarlo perché non fa nulla, nulla che non possiate replicare in casa. In pratica cos'è? Un cubotto che si fonda un po' sul principio di antistress, comunque di rilassamento, che è un po', che richiama un po' quei giochi per infanti. E per giochi per infanti intendo questi. Ok, per esempio una a caso. Fa il rumorino, le luci che fanno questo rumorino di fuoco, ok. E questo fa più o meno le stesse cose. Comunque noi da piccoli ci addormentavamo sentendo questi rumorini, no? E questo diciamo che ci rilassa, rilassandoci abbattiamo lo stress. Come funziona? Intanto potete prendere una qualsiasi superficie, passare sul dito e vi dà lo stesso effetto di questo. Come se uno respirasse, no? Però basta un qualsiasi oggetto, anche un fidget spinner. Quindi replichiamo questo lato con il fidget spinner. Ok, questo lato qua. Sentite. O questa. Poi c'è questo lato.
Facciamo l'opposto. L'opposto di questo lato è questo. Questo è un joystick. Premi e si muove. Tutti quanti, specialmente alcuni di voi, molto più famosi comunque di chiunque, che giocano con i joystick che poi li rompono, ok? Anziché buttarli, teneteli, perché questo è un movimento rotatorio e di pressione, è rilassante. E a costo zero, anziché buttare via un joystick, ne avete addirittura due, una a destra e una a sinistra. Poi c'è questo, 5 pulsantini che fanno clic clic. Replicatolo con un vecchio telecomando o con qualche vecchio pulsantiera che non funziona, per esempio, che ne so, una tastiera. Stampatevi un pezzettino. C'è anche qualcos'altro che faceva questo rumore di roba che si buttava via. Ah sì, all'interno dell'accendino, quando lo prendete che fa tac, tac, tac. Ok. Poi la pallina, beh, vi basta una qualsiasi pallina sfera, li potete anche reperire da alcuni fidget spinner che hanno la pallina, usate quello. Poi ci sono questi pulsantini di queste manopoline che fanno su e giù. Poi, ultimo lato, questo. Cioè, tutti quanti abbiamo dovuto cambiare le prese a casa nostra, almeno uno in vita nostra, anziché buttarla, tenetevela perché è un bel antistress. Ok, l'utilità di ah, c'è un altro lato, mi sembrava strano. Questo lato invece fa il swish. Sentite? Il movimento rotatorio. Per esempio, una dinamo che non funziona più, sapete quelle torce a dinamo che non funzionano più perché, che ne so, le hanno prese i vostri nipoti o le avete lanciate dal decimo piano, hanno deciso di suicidarsi, insomma, hanno fatto la Blue Whale Challenge e quindi si sono rotte. Prendete la parte dove c'è la maniglia che gira e ha lo stesso effetto. Questo effettivamente costa uno sproposito, costa più del fidget spinner. Lo trovate anche a 1-2 euro, però magari rovinati, rotti o che non funzionano, che magari non si preme il pulsante o questi incastrati, quindi. Però effettivamente per quello che fa costa tanto, ma troppo. Cioè, riciclate uno dei vostri vecchi giocattolini e vi mettete a premere questi, per esempio, ha un suono migliore. Questo va bene solo per fare il tap. Però vi ripeto, se voi avete per esempio una scatoletta di legno cava, o che voi dite, se è una scatoletta di legno è per forza è cava, non è che avete una scatoletta di legno piena col tappo che apre ed è un macigno, ok, no. Le minchiate, vabbè. E prendete una scatoletta, quella che contiene i Kleenex, per esempio, che in genere sono fatte anche di legno, no? E prendete un pezzettino di legno, magari un cucchiaino di legno e ci tappate sopra. O va bene anche il fidget spinner. Fate dà lo stesso effetto di questo, ma ha un suono più profondo. L'ho usato per fare l'unico video ASMR decente che ho sul canale, dove effettivamente si fa un buon rumore.